un'amicizia vera, con un amico che è proprio fedele. E facciamo 5 passi, passi concreti con questo nostro angelo che già sta accanto a noi. Chiediamolo, se c'è una domanda che abbiamo, una situazione nuova, lo chiediamo. Entriamo in contatto con lui attraverso la preghiera a Dio, alla Madonna e anche agli angeli. Il secondo passo è il passo del silenzio, quindi deve incominciare un dialogo. Se domandiamo, dobbiamo aspettare un po' per ricevere qualche risposta. È logico. E amicizia vuole dialogo. Quindi se domandiamo, chiediamo anche, aspettiamo la risposta, e questa risposta ci viene attraverso l'illuminazione della nostra coscienza, della nostra illuminazione in noi, per sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato. E sempre l'angelo ci manda il cammino della Chiesa, ci manda al padre spirituale, ci manda al parroco, a quelle persone a cui possiamo affidarci, e l'angelo dottrina e io. E con questo, questa consapevolezza che l'angelo è con me, situazione ringraziare Dio e la Madonna, ovviamente, ma anche ringraziare sempre all'angelo custode. Se contempliamo San Michele, è molto chiaro che lui è il nostro modello in questo cammino con gli angeli, un modello molto completo. Siamo sempre devoti alla Madonna. Abbiamo sentito che San Michele come la Madonna hanno avuto questo atteggiamento molto umile, di una grande umiltà. Vogliamo servire Dio per arrivare al cielo. Vogliamo fare la volontà di Dio. Vogliamo inserirci nella Chiesa, nella realtà ecclesiale dove siamo, nella nostra parrocchia, aiutare il nostro parroco, visitare i vicini, quelli sono in necessità. Questo è diventare proprio angeli custodi anche noi per gli altri. Gli angeli sono in primo luogo adoratori di Dio. San Michele è modello anche per l'adorazione. Chi è come Dio? Lui ha contemplato, ha adorato Dio e lo fa sempre, e noi come i suoi imitatori, i suoi amici, vogliamo proprio anche diventare persone che adorano volentieri, persone eucaristiche. Il Papa Giovanni Paolo II ha detto molto bello, la Madonna è una donna eucaristica. Vogliamo diventare noi, alla mano dell'angelo custode, anche noi persone eucaristiche. E infine, e con questo concludo, San Michele è servo fedele, fedele a Dio. Lui è sempre con la croce. E questo è importante per noi. Alla mano della Madonna e dell'angelo custode al nostro fianco, possiamo andare avanti con coraggio il nostro cammino della quotidianità, la vita la vita quotidiana nella nostra vita concreta. E questo cammino è sempre il cammino della croce. San Michele va sempre con la croce, ci mostra la croce, ma ci lo mostra non che la croce è pesante, ma ci mostra che la croce è la croce di Cristo. È il Signore che con noi porta la croce. La croce ha un senso, e quindi diventiamo anche noi persone gioiose sotto la croce della nostra vita quotidiana.
persone gioiose, e con questa gioia nella vita normale della nostra della croce diventiamo testimoni che questa buona novella che Gesù Cristo ci ha portato con la Madonna e con gli angeli si può vivere con gioia, si può vivere perché sappiamo che ha un senso e abbiamo la grande speranza e abbiamo anche ricevuto tutti i mezzi, i sacramenti, la Chiesa, l'aiuto della Chiesa per arrivare a un fine di una felicità eterna, di un giubilo eterno, di una felicità che nessuno può esprimere con parole in questa terra. Quindi gioiosi, siamo gioiosi alla mano della Madonna e dell'Angelo Custode e andiamo avanti in questi passi concreti per chiedere l'Angelo Custode e ascoltarlo nel silenzio, di dire noi, imparare a dire noi e di ringraziarlo perché lui è sempre fedele accanto a noi.